ovviamente una biografia molto positiva, trattatello in laude di Dante. E a un certo punto dentro questa biografia che cosa leggo? Leggo, diedero i parenti, gli amici, moglie a Dante perché smettesse di piangere Beatrice, e da allora molte cose incredibili accaddero. È un noi oggi lo chiameremo un teaser. Se noi vogliamo fare una frase a effetto per invogliare a leggere un libro, andare a vedere un film, che cosa facciamo? Un'operazione di questo genere. Adesso, cioè, 700 anni di Dante, diciamocelo signori miei, Dante ce lo siamo preso in tutte le salse quest'anno, è diventato persino un gelato, ci siamo mangiati l'inferno, il purgatorio, abbiamo dato anche una leccatina al paradiso, già che c'eravamo. Bene. Si è parlato delle donne di Dante, persino quelle che occupano tre versi, ma di Gemma nulla o quasi nulla. Questa donna che è stata con Dante, è stata sua moglie, gli ha dato almeno quattro figli, dico almeno perché quattro sono documentati, poi non sappiamo cos'altro, no? È diventata una vedova bianca poco più di 30 anni quando lui è stato mandato in esilio, ed è sempre rimasta sua moglie, sperando in un ritorno, sperando di potersi ricongiungere con lui, ed è riuscita, in un'epoca in cui alle donne nulla era concesso, a, tra virgolette, campare la famiglia, tirare grandi figli, sopravvivere in una Firenze dilaniata dalle lotte intestine e anche da lotte verso l'esterno. Che quello che un giorno capitava a quella famiglia poi sarebbe potuto capitare all'altra famiglia, perché c'era proprio un alternarsi in qualche modo di prevalere, no, in queste fazioni politiche. I fiorentini continuavano ad avere questo temperamento fumantino. Prima erano ghibellini e guelfi, e va bene. Poi sono stati solo guelfi perché i ghibellini hanno perduto, ma i guelfi sono riusciti a dividersi in guelfi bianchi e guelfi neri. Quindi, cioè, e anche all'interno delle stesse famiglie, guelfe bianche e guelfe nere, c'erano addirittura delle vedute diverse all'interno di questo. Quindi era una situazione cronica di guerra civile, e quindi guerra intestina e guerra verso l'esterno. Allora, prima di tutto Dante non era come lo immaginavamo, come lo immaginiamo. Dante era, ricordiamoci che Dante ha combattuto a Campaldino. Per combattere a Campaldino, fare il fieditore in prima fila, con la lancia in resta, stare lì e reggere l'assalto dei cavalieri aretini che caricavano, voleva dire avere una educazione, una, come dire, capacità, proprio come cavaliere uomo d'arme, che non si poteva improvvisare. Voleva dire che Dante era in qualche modo un tipo atletico, in grado di combattere, in grado di fare armeggi, fare tornei, fare tutte queste cose. Dante capace di piangere ai funerali di Folco Portinari, che a un certo punto nel mio libro c'è il padre di Gemma che lo riprende e dice: Dante, non farti vedere a piangere, non si fa, no? Dante ha la sensibilità del poeta, una sensibilità molto moderna, è un uomo particolare. Corso invece è il bullo, il prepotente, il cavaliere che, disobbedendo agli ordini e rischiando la testa, fa una sortita con i suoi pistoiesi e decide le sorti della battaglia di Campaldino. Corso Donati era quello lì. Il bel biondo spaccone, senza scrupoli, come testimonia il capitolo che dedichi al rapimento di Picarda dal convento. Sono tutti lì. E quindi farli interagire è stata una cosa estremamente naturale, che ci permette di rivedere con occhi completamente diversi anche tanti protagonisti della Divina Commedia di Firenze. Gli dicono: puoi rientrare. Ah sì, e Gemma si esalta, prepara la casa, batte le materasse, tira giù i tendaggi, dice: finalmente. Allora, devo dire che è stato un applauso davvero lungo.